Oggi allenatori andiamo a spacchettare altre 15 bustine della nuova espansione Pokémon giapponese Towering Perfection. Un set che non ha nulla da invidiare a Blue Sky Stream, perché quest'ultimo ha degli artwork veramente fuori di testa. La partita per questo box è ancora aperta, dato che non è uscita la fuoriserie. Riuscirò a trovare Duraludon Special Art? Beh, rimanete con me per scoprirlo. Sono ancora disponibili alcune bustine di Towering Perfection, le trovate su federicstore.it e se volete preordinare questo set in lingua italiana, trovate nella sezione prevendita tutto il set di evoluzioni etere in uscita a fine agosto. Detto questo, abbiamo ancora da completare la prima parte di set e quindi andiamo a scoprire insieme tutti i nuovi artwork di Towering Perfection. E lasciatemi un mi piace se volete altri box di Towering Perfection. Buona visione! Beh allenatori, io ce l'ho già qui, un altro box di Towering Perfection. Lasciate un mi piace se volete vederlo spacchettato qui sul canale. Ed ecco qui le nostre 15 bustine di oggi. Se volete qualche maggiore dettaglio su Towering Perfection, ieri sul canale ho pubblicato la prima parte dove ho spiegato cosa si può trovare e soprattutto quali sono gli artisti più importanti che hanno illustrato le carte di questo set. Come vedete Duraludon VMAX già l'abbiamo trovato, ma ovviamente noi puntiamo alla sua versione VMAX Special Art. E ovviamente anche Noivern, disegnato dal maestro Arita. Una carta di cui già ho espresso il mio parere e non piace. Veramente troppo confusionaria. Detto questo, mancano ancora 3 V, perché ho già trovato Garbodor e Noivern. E manca una VMAX e una Special Art. Vediamo un po' cosa ci riserverà questo set. Bello, Klefki, Crabrawler. E infine ragazzi la V, Licarrock, eccolo qui, bello anche lui. E con lui siamo a quota 3V. Eccolo qui, il nostro Licarrock. Nulla di speciale con questo artwork. Niente di che, a differenza di quello di Noivern che era bellissimo. Lo trovate nelle schede. Anche l'artwork di Duraludon V mi piace assai, sapete? Questo set pecca tantissimo di bellezza di V, ma allo stesso tempo ne guadagna in artwork di carte rare, comuni e non comuni, che sono spettacolari. Credo ci manchi ancora qualche holo. Credo che manchi Slaking, se non ricordo male. Slaking manca, anche quello bellissimo. Vigoroth stupendo. Swablu, Pampur e Double Energy. Anche Ludicolo manca. E non ricordo se abbiamo trovato Hydreigon, sapete? Forse sì, eh? Boh. Qui ragazzi c'è qualcosa, credo che sia un'altra VMAX dal bordo, eh? Vediamo. Makuhita, ricordo che non trovo una special art da non so quanti video. L'ultima che ho trovato è stato Moltres, quindi vediamo ragazzi. Ne è passato di tempo. Che cos'è? Carta spettacolare che volevo trovare assolutamente, quanto sei buono! Allenatori, è bellissima con questo effetto, no? Come se questo Duraludon per la sua altezza toccasse la galassia più alta. Mamma mia, guardate come brilla, raga! Dal vivo è una cosa indescrivibile! Indescrivibile, una carta bella, 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 bella. Wow! Ragazzi, non mi poteva andare meglio di così. La special art più rara l'abbiamo trovata. E adesso manchi solo tu, Rayquaza. Maledetto Rayquaza VMAX, ti troverò. Beh, allenatori, lasciatemi questo mi piace assolutamente, perché ho ancora dei box da aprire di Towering Perfection, ma anche di Blue Sky Stream.
E se ho trovato lui, voglio Rayquaza. Cerco di farvelo vedere in tutte le prospettive, perché ragazzi, vi posso assicurare che una brillantezza simile io non l'ho mai vista su una carta Pokémon. Sembra quasi lo stesso effetto che aveva Calyrex, Cavaliere Spettrale VMAX Special Art. Ma che storia. Che bellezza, signori. Io, allenatori, ve la faccio vedere anche qua, perché è qualcosa di incredibile. Wow. Che razza di carta. E a questo punto si va a caccia di Noivern Special Art negli altri box che rimangono. Per ora, ragazzi, abbiamo dato. Non credo che, essendo uscita la Special Art, esca altro nel box. A parte un Duraludon V, che ho chiamato prima. Dovete sapere che Duraludon non è proprio il mio Pokémon preferito. Anzi, tendenzialmente non mi piace per niente. Ma con queste illustrazioni devo dire che si sono superati. Anche questa mi piace assai, ragazzi. Con questa sfera nella bocca. Bellissima carta di Duraludon V. Ottimo, ragazzi. 4 V, una VMAX e una Special Art. E poi manca un'altra VMAX. Chissà quale sarà. VMAX abbiamo Lycanroc, se non sbaglio. E forse anche Garbodor. E ecco Slaking. Slaking che batte il suo pugno ruggente. Guardate qua. Bella artwork. Madonna, cosa hanno combinato. E dopo tutto, ragazzi, che cosa vi aspettate da un artwork del maestro Arita? Anche questo fatto dal maestro. Dal grande maestro Arita. Che storia, ragazzi, questi artwork, eh? Molto più belli di Blue Sky Stream, lasciatemelo dire. Assolutamente molto più belli questi. Vediamo se troviamo un'altra holo. No, Copperagia. Guardate, mi è rimasta qui, perché adesso non trovare quel maledetto di Rayquaza mi farebbe veramente male al cuore. Dai, Duraludon l'abbiamo preso. Non può mancare Rayquaza, dobbiamo averli entrambi. Drampa. Dai, dai, dai. Ovviamente domani sul canale un altro box di Towering Perfection alla ricerca del mitico Noivern di Arita Special Art, che anche quello ha un costo niente male. Mentre Duraludon, ragazzi, non ho idea di quanto valga. Ed ecco Ludicolo. Ludicolo era una di quelle holo che mancava. Bella, bella, bella. Anche questa illustrazione. Manca ancora la VMAX, che a questo punto spero essere Lycanroc. A questo punto. Oh yes, Moltres, cavolo, me l'ero completamente dimenticato, ragazzi. Eh sì, perché di questi Pokémon hanno fatto la versione V, ma non la holo. E nel precedente video avevo detto che appunto in questo set si trovava solo Zapdos Articuno, questo mi era mancato. Quindi si trova anche un bellissimo Moltres di Galar. Beh, perdonatemi, ma qui però... Perché da una parte hanno messo Rayquaza, ma qui hanno messo tutte le holo più belle, eh. Hanno un po' bilanciato, diciamo, ci sta. Dai, dai, ragazzi. Vediamo un po' come va. Laburno, Swablu, Jigglypuff, Meo di Galar e questo Wobbuffet. Wobbuffet! Madonna, ragazzi, quanto sono contento. L'avete lasciato questo pollicionello in su oppure no? Ma giusto per capire, eh. Perché siete dei maledetti se non l'avete lasciato. Hitmonchan, Schoolgirl, questo è Nikit, e infine Altaria. Tuvul l'abbiamo trovato, ultime tre. Vai, 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 mamma mia, da quanto è che non urlavo così tanto, ragazzi, per una special art. Da quanto. Toxicroak, già preso il podio come miglior carta del set, a mio parere. Makuhita, e infine, ragazzi, abbiamo la VMAX, che è Garbodor! VMAX, eccolo qua. Va bene, tanto le VMAX di questo set non mi fanno impazzire, già lo sapete. Mentre sui Kun V avrei voluto trovarlo, sapete? Però dai, ho ancora due box, quindi si può provare. Con l'aeroplanino, guardate. Ma ci sta, dai, ci sta. Niente di speciale. Ragazzi, manca ancora una V. Garbodor, Noivern, Lycanroc e Duraludon. Quale sarà la prossima? A questo punto spero che sia proprio Suicune. Please. Hydreigon, che tra parentesi l'ho chiamato prima e ci mancava. Beh, l'artwork non è che mi fa impazzire, eh. Poca roba l'artwork di Hydreigon. E qui immagino che a questo punto ci sia la V. A questo punto sì, qua ci sarà Suicune.
Per forza c'è Suicune. Solo 4B in questo set? Molto strano. Pampur, Nikit e Tievol. A posto. Ma a noi, che ce ne frega, è stato un box incredibile, dove abbiamo trovato una delle carte più rare del set, la più ricercata in assoluto. Wow, bellissima. E adesso andiamo a caccia di Rayquaza. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbiamo un altro box da aprire. Ve lo lasciate il mi piace. Guarda che se anche abbiamo trovato Duraludon VMAX Special Art, ci manca ancora Noivern. Quindi la partita è ancora aperta. Dopodiché, se fate i bravi, altri box di Blue Sky Stream. Mantengo sempre la parola data, ricordatevelo sempre. Ci vediamo qui sul canale di Federic ogni giorno con un nuovo spacchettamento. Bacini e fate i bravi, eh. Che oggi lo sculo Federic altissimo. Ciao!